E questa edizione, cari telespettatori del nostro telegiornale, dobbiamo iniziarla qui dall'esterno della nostra sede in via Paolo Borsellino a Fano. Ed è un'edizione che abbiamo preparato con molta difficoltà, perché nel pomeriggio abbiamo dovuto ripristinare un po' tutta la catena di montaggio della nostra televisione. Perché che cosa è successo? È successo che intorno alle 13:20 di oggi è scoppiato un incendio nella reception, che è l'ingresso dell'emittente, e un televisore, qui avevamo 5 televisori, questo televisore qua è andato a fuoco, è caduto e ha cominciato a prendere fuoco tutto quello che c'era qua. Qui c'era una scrivania con una sedia ed è, come vedete, andato tutto in fumo. Chiaramente i danni soprattutto sono legati al fumo, ma sono circoscritti, diciamo, all'interno della reception. Poi un po' di fumo è entrato anche negli altri locali, ma possiamo dire che è andata bene. È andata bene anche perché all'interno c'era la nostra Letizia Marchionni, che era nell'ultimo ufficio, quindi lontano da qui, ma che evidentemente ha avuto la sua bella dose di paura, e ne ha avuta tanta, possiamo immaginarlo, ma sta bene, grazie al cielo, ha fatto dei controlli anche in ospedale, quindi è tutto a posto, e di questo noi siamo assolutamente felici. Per il resto, ecco, dobbiamo raccontarvi semplicemente di questo fatto di cronaca che ci riguarda ancora una volta da vicino, e anche perché questa reception è la seconda volta che va a fuoco. Tutto bene, adesso dovremmo rimetterci in carreggiata, ripulire, ritinteggiare, sistemare, rimettere a posto tutto quanto, però per il resto, insomma, ringraziando il cielo, è andata bene. Quindi andiamo avanti, più forti di prima. Quando l'ha buttato fuori, quello lì